L'incendio è doloso. Le stufe erano spente da una settimana. L'ultima volta che abbiamo acceso la stufa è stato mercoledì 23. Il frigo era staccato dalla corrente elettrica, no, la presa era staccata, quindi non ci possono essere stati cortocircuiti, tanto che la corrente qua, da dove viene attaccato... Non passate dentro! Dove era era ancora attaccata. Il focolaio è avvenuto qua sulla sinistra, dove non c'è assolutamente nulla che poteva prenderci. L'autocombustione non esiste, specialmente poi a ottobre con questo tempo, pertanto... L'incendio è doloso al 100%, questo vogliamo essere chiari. Non esistono altre alternative a quello che è capitato. Cos'era questo presidio? Era la casa della nostra comunità, era una casa di famiglia, una famiglia allargata della Valle di Susa e della comunità di Vaie. L'abbiamo costruito 3 anni fa ed è stato costruito non perché ci piace mettere in piedi i presidi, perché non sappiamo cosa fare, ma perché da qua deve uscire quel dannato progetto che si chiama TAV, che deve uscire da questa montagna, attraversare questi bei prati che vedete e giungersi poi alla stazione di Condove. Quando l'abbiamo fatto, qua dovevano mettere una trivella. Abbiamo costruito questo presidio perché la trivella non fosse messa, e così è stato. Ma il presidio doveva rimanere qui perché questo è un punto sensibile. Lo diciamo chiaro agli inquirenti e a tutti voi. Avrete il tempo per fare le indagini, una settimana penso che basta, dopodiché in accordo con il comune vogliamo ripulire l'aria e rimettere in piedi il presidio, perché se ce lo bruciano 1000 volte, noi 1000 volte lo ricostruiremo. Fino a che non ritirano questo progetto. Da questo presidio sono passate svariate persone, da Salvatores a ospiti internazionali, ma quello che voglio dire è che è un luogo di socialità e di lotta. Qui, e questo è importante, vorrei sottolinearlo, qui spesso quando arrivano ospiti a visitare la Valle di Susa, arrivano studenti in giro per l'Italia che fanno le tesi, dormono in questo presidio. Questa settimana dovevano venire 4 ragazzi di Pesaro che ieri notte dovevano dormire qua. Il caso ha voluto che la manifestazione del 16 ha fatto saltare la loro gita in Valle di Susa perché vengono il prossimo sabato, perché sennò poteva tranquillamente essere che ieri sera a quell'ora i ragazzi dormivano e questo in un attimo diventava una torcia e non si sa che cosa poteva succedergli. Quindi non è solo un presidio che brucia, e anche qualcosa di più, potevano esserci delle conseguenze più gravi. Come dicevamo, non facciamo un passo indietro e domani era prevista un'iniziativa qua al presidio, purtroppo ieri è stata una giornata triste per il movimento NoTav, se n'è andato Pasquale, un caro amico, un compagno, uno che c'è sempre stato, uno che... era un uomo che nel presidio ci metteva tutto, e ieri dovevamo fare un'iniziativa per ricordarlo. Dovevamo farla qua, questa iniziativa. La facciamo qua, la facciamo lo stesso qua, la facciamo lì a fianco, ma sempre qua veniamo, perché comunque non pensino queste persone, non è neanche il termine esatto per definire questi esseri che fanno queste azioni. Non ci spaventano di niente, anzi aumentano la nostra rabbia, la nostra determinazione a voler continuare a vivere in questa valle in maniera serena e tranquilla, e loro non ce la toglieranno questa serenità, anche se ce la vogliono mettere, vogliono togliere, non ce la toglieranno. Poi guardate, sono abbastanza scioccato comunque per quello che ho visto, quindi non è che riesco a fare chissà che grandi discorsi. Qua c'è l'amministrazione di Vaie che aveva dato il nulla osta per costruire il presidio, è qua presente, questo per dirvi quanto è fondamentale per una comunità piccola come Vaie questo presidio e come è sentito. Lascio la parola a loro e
Resistiamo, resistiamo, resistiamo. Ma come dicevo con fa Maurizio, questo qui è una ferita profonda per la Val di Susa e per il territorio di Bari. L'amministrazione di Bari appunto a settembre 2010 aveva autorizzato la costruzione di questo presidio perché lo riteneva una cosa importante e fondamentale per il territorio e per tutti i valsusini che comunque da anni ormai lottano questo scempio che vogliono fare qui in Val di Susa. E giustamente Maurizio diceva, questo qui non era solo un presidio per la contrarietà del tavolo. In questo presidio venivano organizzate feste di ragazzini, gli ragazzi venivano a suonare, adulti venivano a mangiare, si fermavano, mangiavano tutti insieme e condividevano questo pezzo di territorio. Questa è una ferita profonda, perché ho sentito già stamattina cittadini di Vaie veramente indignati e schifati per questo attacco vigliacco fatto da gente che non so come definire per non essere maleducato. È veramente antipatico, brutto. Io vi porto anche il commento del nostro sindaco, che purtroppo non può essere presente per problemi di salute, ed è veramente arrabbiato, schifato, e conta di essere qui il prima possibile perché appunto ha problemi di salute, e il vice sindaco attualmente è in caserma carabiniere per la deposizione. Siamo veramente feriti dentro, però sicuramente siamo pronti a sostenere la ricostruzione del presidio perché crediamo in questa realtà, in questa difesa del territorio. Noi non vogliamo che questo porti a chissà quali atto di qualsiasi tipo, ma siamo pronti e determinati a continuare in tutto questo. E sicuramente stasera si vocifera di fare una fiaccolata, noi siamo assolutamente disponibili e pronti a essere presenti in massa, e anche il 16 che sarà manifestazione. E spero che la gente tranquilla, che non viene identificata in nessun modo, ma che comunque si riconosce in questa lotta e non solo, perché comunque ritiene vergognoso un attacco del genere, sia con noi la manifestazione di Susa, perché dobbiamo dare un segnale forte che non siamo noi terroristi, ma i terroristi sono altri che fanno questi attacchi veramente vili e brutti. È una ferita che poteva portare conseguenze veramente serie, perché molte volte sono delle persone che dormono qui, possono fermarsi qui, e se di notte qualcuno dormiva non faceva in tempo a uscire, quindi ci scappava il morto. E c'è anche una vegetazione dietro che per fortuna, grazie al fatto che è un po' umido, non ha fatto in tempo a prendere fuoco tutta la montagna, perché veramente sarebbe stata una cosa che portava delle conseguenze veramente catastrofiche. E io spero che la gente comune, la gente normale, quelli che hanno sempre visto il movimento un po' da distante, si rendano conto che questo è un attacco alla democrazia che noi viviamo qui in valle, che è partecipata da tutti, da qualsiasi realtà. E io spero che i politicanti di turno, che esprimono solidarietà a tutti, facciano qualcosa di serio e mettono una mano sulla coscienza se ce l'hanno, e dicano qualcosa in tal senso, perché non si possono attaccare il movimento in qualsiasi occasione, per qualsiasi cosa, perché hanno interesse a fare ciò. Questa è una ferita profonda a una comunità come Vaie, che è una comunità piccola, che però è molto coesa e che quindi è pronta sicuramente a muoversi e a dare una mano e essere presente. Noi sicuramente siamo ancora qui, ci saremo ancora insieme a tutta l'amministrazione e daremo una mano perché la cosa vada avanti e prosegua, perché è un punto che comunque portava molta gente a essere qui vicino e quindi credeva in questa realtà. E mi fermo qui, lascio la parola ad altri, ma noi ci siamo e continueremo a esserci, continueremo a lottare contro questo scempio. Grazie a tutti. Due parole di Bruna. Bruna è una delle colonne del presidio, abita qua a Vaie da sempre, ma è una delle colonne del presidio e di quelle che sono le signore che sono notav. Sì, io sono molto scioccata di questa cosa. Qui io ho messo veramente l'anima all'inizio quando l'abbiamo fatta. Può parlare un po' più forte, non si sente niente. Assieme abbiamo fatto dei pranzi, per me era quasi una seconda casa, una cosa così. Parla più forte, Bruna. Non so, non riesco a definirla più, una cosa che, non lo so, non riesco a dire altro perché sono molto emozionata. Se pensano di bruciare un presidio, sappiano che tutta la Val di Susa è un presidio. Tutta la Val di Susa è un presidio. Tutta la Val di Susa è un presidio. Cosa vorranno? Bruciare una valle. Alberto. E questo è il terzo
non il secondo come ha scritto qualcuno sulla Repubblica oggi. Perché il 16 gennaio 2010 ci hanno bruciato il presidio di Bruzzolo, ci avevano provato tre volte perché non riuscivano, poi hanno capito come funzionava bene e allora ci sono riusciti. Ma sappiamo chi è. Il 23 gennaio ci hanno bruciato il presidio di Borgone. Il presidio di Borgone era un po' quello che è questo. Era la casa di tutti. Era il posto dove si andava per fare le conferenze, dove si andava per fare i coordinamenti, dove si andava per festeggiare i compleanni, gli anniversari e il resto. L'abbiamo ricostruito lo stesso giorno. Il 23 gennaio alle 4 del pomeriggio sul prato di fronte a quello dove l'avevano bruciato c'era un nuovo presidio che c'è tutt'oggi. E anche qui sarà così. Anche qui sarà così perché non ci fermano, non hanno capito niente. L'ho sempre detto che questa gente non ha capito nulla della Valle di Susa. Continuo a insistere. Non verranno i ministri a portarci solidarietà. Non li vogliamo. 5 milioni di euro che noi vogliamo. Però, 5 milioni di euro. Però abbiamo qui con noi un cittadino che abbiamo mandato in Parlamento. Chi? E che è venuto a portarci la sua solidarietà. Onorevole parlamentare. Lo so che è onorevole, ma non vuole che lo chiami onorevole. E lui è qui, non c'è Marco Sibona perché è ancora a Roma, assieme agli altri, perché hanno da lavorare, perché loro lavorano, non prendono i soldi, lavorano. Qualcuno potrebbe dire o venirci a raccontare che in fin dei conti ce lo siamo cercati, no? Loro ci accusano di aver incendiato di tutto e di più, senza nessuna prova di niente. E noi però diciamo che loro si erano portati avanti, perché nel 2010 avevano già cominciato, cioè si erano portati avanti col lavoro. Respingiamo le accuse stupide. Però diciamo un'altra cosa, noi non abbiamo assicurazioni. Noi non abbiamo i governi che ci finanziano, noi non abbiamo tutte queste cose. Hai un popolo. Ma noi abbiamo un popolo, noi abbiamo la gente, noi abbiamo non solo la gente della Valle di Susa, ma abbiamo la gente di tutta Italia, abbiamo la gente dell'Europa, perché il popolo nottavo è diventato un simbolo, è diventato un grosso simbolo di libertà e di resistenza. E come ha detto prima Emilio, cosa credono? Di bruciare tutta la Valle di Susa? La Valle di Susa non permette nulla. Io l'ho già vista bruciare la Valle di Susa. Certo, no. Tu l'hai già vista, il suo tempo. Ma noi, anche allora la Valle di Susa è risorta e rinata. Non si è fermata, non li hanno spaventati. I partigiani erano sui monti e hanno continuato a lottare. Noi siamo qui. Non ci nascondiamo. Siamo disposti ad affrontare i processi, le denunce e tutto il resto. Ma noi non molleremo mai. E domani pomeriggio qui ci sarà la festa che ci eravamo proposti di fare come festa, che diventa anche una commemorazione di Pasquale. Una figura splendida. Un presidiante che ce l'aveva nel sangue. Io mi ricordo di Pasquale nell'estate del 2005 al presidio di Borgone, che all'epoca era soltanto un gazebo. C'era sempre. Era l'allegria in persona. Ballava bene Pasquale. Me lo ricordo insieme a Pat che ballavano la taranta.
E beh, io credo che sia qui con noi. Domani pomeriggio lo ricorderemo e domani sera faremo una fiaccolata qui a Vaie per il paese. Domani sera. Stasera è troppo presto, non riusciamo ad avvisare tutti. Domani sera. Domani sera alle 8:30 ci troviamo qui e di qui faremo una fiaccolata per il paese, per dire che noi non molliamo, non ci spaventiamo, non abbiamo paura, ma sappiano che siamo molto arrabbiati. Siamo veramente molto arrabbiati. Incazzati neri. Ecco, incazzati neri, come non diceva si dice. Lei. Bianca mi aveva raccomandato di non dire parolacce come questo. Queste sono le cose che devono sapere. Ma soprattutto, questo deve essere una carica importante. Per esserci tutti sabato prossimo, fra 15 giorni, a Susa, alla manifestazione. Deve essere una manifestazione grandissima, dovrà essere una manifestazione veramente partecipata. Sarà una manifestazione di valle aperta a tutti quelli da tutto il mondo che vogliono venire con noi. Perché noi siamo inclusivi. Noi siamo quelli che prendono anche gli altri, prendono tutti. Non guardano i colori, non guardano nulla. Noi siamo Notav, noi difendiamo la terra, noi difendiamo i beni comuni, noi siamo gli unici che difendiamo il bilancio di questo Stato e cerchiamo di fare in modo che non buttino i soldi ai soliti porci amici e li tolgano alle pensioni, alla sanità, alla scuola, alle case e a tutto il resto. Perché non è vero che non ci sono i soldi li spendono in un modo infame e brutto. Innanzitutto voglio dire che... Posso chiedere nome e cognome? Ivan Della Valle. Speriamo proprio che qua non ci vengano i ministri. Non li vogliamo al cantiere, ma non li vogliamo qua, perché sarebbe come quando vedevamo quei politici andare al funerale di Falcone, no? I mandanti, noi qua non li vogliamo. Bravo, se ne devono andare. Noi non li vogliamo, perché sono loro. Qual è il problema di fare un atto del genere? È perché abbiamo bloccato l'emendamento che volevano regalare i soldi ai mafiosi che stanno lavorando lì dentro? E il problema è che vogliamo bloccare la CMC che è inquisita per associazione delinquere finalizzata ai truffa ai danni dello Stato e abbiamo chiesto al ministro di bloccare anche i lavori qua? E queste sono le ritorsioni che vogliono fare, non ci fermano in questo modo, anzi ci rafforzano. Noi qua non li vogliamo e... continueremo a fare battaglia a Roma e anche per quanto riguarda la magistratura, come ha detto giusto, subito sapere cosa è successo qua, velocemente, anche qua facciamo partire subito le perquisizioni alle 5 del mattino, perché noi le abbiamo detto a Caselli due pesi, due misure, si è offeso. Ha detto che per un magistrato è la peggiore offesa che si può fare, due pesi e due misure. Allora bisogna, allora dimostracelo che non utilizziamo due pesi e due misure. Offendiamo perché queste qui sono offese ai cittadini, sono offese alla valle, allora anche noi rispondiamo con le offese. Ma difendiamo con la democrazia, siamo là dentro e tentiamo di avere tutte le risposte e queste cose non ci fermeranno sicuramente. Continuo a dire, ci rafforzeranno. Oggi sono solo qua io perché è stata una cosa improvvisa, logicamente nei prossimi giorni ci sarà sicuramente tutti i rappresentanti del Movimento 5 Stelle che porteranno la solidarietà e il 16 saremo numerosi, ma non vogliamo sicuramente la solidarietà dei mandanti di queste porcate. Grazie. L'ennesimo segno. Posso chiedere nome e cognome? Nicoletta D'Osio. Nicoletta D'Osio. Conoscere Nicoletta D'Osio è grave. Ma vengo da lontano. Non è un peccato non riconoscere Nicoletta D'Osio perché conoscere il movimento è conoscere ognuno di noi. Stavo dicendo che è l'ennesimo segno dell'arroganza che vuole distruggere questo mondo. Con le grandi opere, con la guerra all'uomo e alla natura.
Alberto ha ricordato i presidi già incendiati e prontamente comunque ricostruiti per quanto riguarda Borgone, ma anche per Bruzzolo, ci stiamo pensando, perché nessun posto deve mancare. E noi ricordiamo questa lotta che dura da 23 anni, che ha saputo far crescere una lotta popolare, e cioè fatta da tutti noi senza deleghe, perché abbiamo capito che non è guardando ad altri se non a noi stessi e alle popolazioni che nel mondo lottano per la dignità, la giustizia sociale, l'uguaglianza e la libertà, che noi potremo farcela. I presidi sono un elemento importante non solo per la difesa del territorio, ma anche per l'elaborazione di una cultura diversa. Abbiamo bisogno di una rivoluzione anche culturale che cambi il diverso approccio alla natura, il diverso approccio a quello che è un mondo finito e che il potere infinito del denaro vorrebbe ridurre in cenere, perché soffre di mancanza di senso del limite ed è un luogo di resistenza. La resistenza che noi abbiamo imparato a conoscere attraverso la storia dei nostri padri, che è la resistenza partigiana, che è la resistenza che continua nella determinazione, nella serenità della nostra lotta. I passi che abbiamo fatto sono tanti. Il presidio di Vaie sarà ricostruito, anche perché, come gli altri presidi, ma come questa valle, come le nostre case, è anche un punto di accoglienza. Accoglienza di un popolo che è grande. Noi non ci sentiamo isolati, perché intorno a noi tanti lottano e la nostra lotta è diventata non solo un simbolo, ma un segno che insieme possiamo resistere e possiamo anche vincere. Ed è per questo che le nostre bandiere, le bandiere Notav, sventolano in tante parti del mondo e in tutte le lotte. Non ultima la lotta, la grande manifestazione a Roma del 19, in cui c'era una rappresentanza della valle, ma le bandiere Notav occupavano tutto il corteo, perché le stringeva chiunque aveva il senso che questa lotta era il simbolo di tante altre lotte. Era la lotta per la casa, una casa decente, il diritto alla casa per tutti. Era la lotta per un lavoro decente, anche questo è un tema importante per noi. Diciamo c'è lavoro e lavoro, il lavoro che distrugge, il lavoro che ammazza, il lavoro che fa morire di malattia, che fa morire di incidenti, non è lavoro che a noi interessa. E quindi i presidi sono anche un luogo di elaborazione di un modello di vita e di lavoro diverso. Era la lotta per la scuola pubblica, contro la privatizzazione che è il modo evidente in cui si rinuncia al pubblico per i grandi sporchi interessi privati. Ed era una lotta per la dignità, era una lotta per il diritto ad una libera circolazione, non per le merci ma per le persone. La libertà di movimento che diventa sempre più difficile in un mondo dove sembra regnare soltanto l'ingiustizia, ma in cui invece comincia a regnare anche la rivolta. Allora, il presidio di Vaie sarà ricostruito, questa valle è un presidio, ma il presidio è nel cuore di tutti coloro che hanno deciso di resistere e di lottare fino in fondo. Uno di loro era Pasquale, anch'io lo voglio ricordare, come altri compagni che ci hanno lasciato, Raul, ma che sarà sempre con noi. C'è Raul, ce ne sono veramente tanti, e che hanno, con la loro vita, ci hanno dato un segno di fraternità grande e di grande speranza. Per questo non moriranno, perché loro ci sono nella nostra lotta, nelle nostre vite, nel futuro che dobbiamo e vogliamo difendere per chi verrà dopo di noi, in questo sogno di uguaglianza e di libertà che è la forza
che ci porta a difendere il nostro territorio e ben oltre. Allora, intanto volevo ringraziare il presidio di Borgone che ci ha lasciato le chiavi per poterci riunire al presidio di Borgone in questo momento in cui siamo sprovvisti della nostra casa. Arriva solidarietà da tutta Italia, in questo momento arrivano messaggi dalla Sicilia, dal Nomus e da altre parti. Il presidente della comunità montana è a Madrid e ci ha detto di dire che è vicino alla comunità di Vai e al movimento Notav. Qua c'è un rappresentante del comune di Rivalta che voleva appunto anche loro da Rivalta dirci sì, due parole. Mi chiamo Gianna De Masi, sono assessore al comune di Rivalta, voglio portare la solidarietà al presidio, ai presidianti, ovviamente anche ai colleghi del comune di Vaie che hanno sempre operato perché questa realtà potesse essere viva e attiva sul territorio. Anche fuori dalla Val di Susa c'è chi dice Notav, lo diciamo anche in Val Sangone, anche in Val Sangone verso Villarbasse c'è un presidio, anche lì doveva arrivare una trivella che non abbiamo fatto arrivare. Bisogna che sia chiaro a tutti che il problema del TAV è un problema di tutto il nostro paese e io credo e invito tutti i colleghi amministratori d'Italia a farsene carico come di un problema proprio, perché il primo dovere di un amministratore è avere cura dei beni comuni, cura degli interessi dei cittadini, cura del denaro pubblico e deve quindi schierarsi contro ogni spreco al di là del fatto che questo spreco avvenga sul proprio territorio o meno. Perché non ci sono confini per i diritti, non ci sono confini per la giustizia, non ci sono confini per i doveri di una buona, sana e trasparente amministrazione. Quindi mi stringo davvero a nome di tutta l'amministrazione di Rivalta a questa realtà di Vaie e siccome poi a livello personale faccio parte del coordinamento Notav Val Sangone Collina Morenica, ovviamente mi stringo a nome degli amici e dei compagni della Val Sangone a tutti gli amici e i compagni della Valle di Susa. Grazie.